Vediamo ora le 10 regole per scrivere un romanzo giallo perfetto. Regole che furono dettate da Knox nel 1929, proprio in occasione dell'introduzione al suo Best Detective Stories. Vediamo la prima. Il colpevole deve essere un personaggio che compare nella storia fin dalle prime pagine. Questa è tuttora seguita. Il lettore non deve poter seguire nella storia i pensieri del colpevole, altrimenti è troppo facile. 2. Tutti gli interventi soprannaturali o paranormali sono esclusi dalla storia, sono bannati. Ma vediamo come una scrittrice come Agatha Christie abbia trasgredito questa regola. 3. Al massimo è consentito solo una stanza segreta o un passaggio segreto. Anche questa regola possiamo dire che serve per evitare facili soluzioni, tecnicismi. 4. Non possono essere impiegati veleni sconosciuti. Anche questa regola è finalizzata alla stessa cosa, ovvero il lettore deve essere messo in grado di poter risolvere l'enigma. 5. Non ci devono essere personaggi cinesi nella storia, ma questa è perché questa regola è perché ai tempi imperavano i cinesi mafiosi. 6. Nessun evento casuale deve essere d'aiuto all'investigatore, quindi non deve inciampare praticamente nella soluzione. 7. L'investigatore non può essere il colpevole, e anche qui Agatha Christie ci dice esattamente il contrario con un suo romanzo. 8. L'investigatore non può scoprire alcun indizio che non sia istantaneamente presentato anche al lettore. Questa forse è la regola più importante. 9. L'amico, tra virgolette, stupido dell'investigatore non deve nascondere alcun pensiero che gli passa per la testa. La sua intelligenza deve essere, come dire, minore, inferiore a quella del detective. 10ª e ultima regola, non ci devono essere né fratelli gemelli né sosia, questo per un motivo legato al DNA. Vediamo come, a parte la quinta regola, quella relativa, diciamo, al cinese, tutte le altre regole ancora sono valide, ancora sono attuali.